Cercheremo di dare voce un po' alla periferia, perché si è sentito tanto in campagna elettorale parlare che si riparte alle periferie, invece nei fatti siamo stati a Coracchi e c'è una situazione abbastanza disastrosa, cioè, ci sono dei mezzi abbandonati per strada con l'immondizia dentro da molto tempo, ci sono dei grossi problemi sociali anche per quanto riguarda la prostituzione e poche regole civili rispettate da tutti, ci sono dei giardini pubblici che sono difficili da frequentare proprio perché dalle cose più elementari, cioè lo sporco, mancano dei cestini, ci sono degli atti vandalici, insomma è una situazione molto difficile. Mancano le linee dell'autobus, comunque ci sono ma sono poche, quindi è una zona che è piena di disservizi e noi siamo qui oggi, abbiamo presentato 15 mozioni che porteremo in commissione per cercare di portare all'interno delle commissioni, all'interno di Palazzo Vecchio, quelle che sono le esigenze concrete di queste periferie. Un'alleanza un po' inedita. Per quanto mi riguarda neanche più di tanto, perché io ho sempre detto, sostenuto che miro i temi, se condivido con delle persone, delle tematiche, e in questo caso sono tematiche che nascono dal territorio, come faccio a non appoggiarle? Sono delle cose scontate, cioè io vorrei che le donne di Coracchi avessero la libertà di portare al parco i loro figlioli senza grossi rischi, io vorrei che a Coracchi i marciapiedi e le strade fossero tenute un po' meglio e soprattutto non vedere il degrado di carcasse di motorini e auto abbandonati dietro le vie. Ho presentato anche una mozione 2 giorni fa in cui richiedevo una telecamera nei pressi di Agraria, perché lì per esempio mi hanno segnalato e documentato diversi danni alle auto degli studenti, cioè sono tante piccole cose però che rendono poco vivibile un quartiere, perché poi sommate è legate purtroppo al problema sociale grosso della prostituzione che colpisce tutta quella zona lì, che nei fatti poi appunto con l'aeroporto che ti passa sulla testa e probabilmente ora staremo a capire se gli orari vengono rispettati o meno, e rendono un quartiere poco accogliente. Quante segnalazioni avete ricevuto o avete incontrato dei cittadini? Noi abbiamo incontrato proprio un comitato di quartiere, quindi c'è stato sabato scorso questo incontro aperto a tutte le forze politiche, ci siamo recati sul posto, per cui c'erano i cittadini del quartiere in questo dibattito aperto, che ci hanno consegnato quelle che sono le loro richieste, le loro istanze. Noi eravamo presenti, allora abbiamo deciso di portare quelle istanze all'interno di Palazzo Vecchio per cercare di trovare tutti insieme una soluzione condivisa.